i grandi protagonisti di questo incontro. Marco, eccoci con Mattia Rossetti. Allora, anche per Mattia ovviamente entrare in campo sicuramente è stata una bella emozione in questa partita. È vero che già era abbastanza indirizzata, però comunque è sempre bello entrare in uno stadio come il Massimiliano. Sì, non vedevo l'ora dalla preparazione, aspettavo questo momento. Volevo fare meglio, mi sono impegnato, ho dato tutto e ora penseremo alla prossima. Senti, come hai visto i tuoi compagni? Si parlava di questo attacco che aveva qualche problemino, a cui mancava un bomber da 15-20 gol, però insomma oggi la reazione c'è stata, doppietta di Curiale, Russotto, Di Grazia, insomma l'attacco ha risposto. No, vabbè, il nostro attacco è uno dei più forti della Lega Pro. Ultimamente forse non abbiamo segnato, ma è stata questione di episodi, non per altro. Noi ci impegniamo tutti i giorni a fare gol, a provare di farlo e ci metteremo tutto ancora. Marco, mi sentite? Vi do la linea. Ricca, una domanda per Rossetti. Sì, Mattia, ciao. Sei entrato finalmente in campo oggi, hai fatto il tuo esordio in questa stagione, proprio nel giorno in cui gli attaccanti hanno dato il loro meglio. Però ti senti di poter dare il tuo contributo a questa squadra, anche perché il campionato è lungo e la Serie C è molto difficile come torneo, l'abbiamo visto nelle ultime settimane. Vabbè, sì, sicuramente il campionato è lungo e ci sarà spazio per tutti e io cercherò di sfruttare al massimo quello che il mister mi darà. Grazie Rossetti. Marco, vi interrompo perché c'è pronto mister Zavettieri che deve andare via. Va bene, torniamo da te fra pochissimo con Zavettieri. Daniele, certamente insomma è chiaro che cosa dirà Zavettieri probabilmente insomma, dopo una sconfitta. Così adesso sicuramente verrà messo l'auricolare, per cui non dire cose spiacevoli. No, lo sentiremo tra un istante, ma credo che insomma il risultato parli chiaro, nel senso che il Catania è meritato, ma dico parola al tecnico per sentire la sua impressione, magari dalla panchina avrà visto sicuramente meglio di noi. Però... Zavettieri con Daniele Di Frangia. Sì, siamo Marco con mister Nunzio Zavettieri. Cosa non è funzionato oggi? Un Catania che è partito subito sprombattuto, ha trovato subito due gol nei primi 10 minuti, qualcosa non è andato nel Bisceglie, un Catania che invece ha messo in campo tutta la sua qualità, cos'è successo? Ma un po' di tutto questo, è chiaro che una squadra come il Catania non ha bisogno di avere diciamo due situazioni importanti dopo 7 minuti, credo che lì la partita era già compromessa, anche perché la qualità dei giocatori del Catania poi ha fatto la differenza. È un peccato per noi perché volevamo giocarcela più o meno sulla falsariga come abbiamo visto il secondo tempo, però la partita era ormai troppo compromessa e quindi non ci siamo riusciti. Dobbiamo assolutamente cercare di salvarci prima possibile. Con Zavettieri non lo sentiamo più, mentre voi insomma collegamento adesso con Daniele Di Frangia. Daniele, a te. Sì Marco, eccoci con Davis Curiale che oggi insomma è stato decisivo con una doppietta, però chiedo subito a Davis, l'attacco ha reagito alla grandissima oggi perché insomma quello che magari non si era riuscito a fare a Reggio si è fatto oggi, un primo tempo subito positivo, subito importante da parte della squadra, avete messo la partita sui binari giusti, l'avete ben gestita e insomma avete anche scacciato un po' le critiche che c'erano state dopo le due sconfitte. Sì, è stato un primo tempo simile a quello che abbiamo fatto a Reggio, solo che oggi siamo stati più lucidi, più fortunati a concretizzare e quindi è stata un'altra partita. Ma ripeto, a Reggio non meritavamo di perdere, l'unica partita che abbiamo sbagliato è stata in casa con la Sicula Leonzio. Purtroppo la regina ci ha battuto dopo un'altra sconfitta e quindi sembrava che noi eravamo in crisi, ma non c'è nessuna crisi, l'abbiamo dimostrato. Abbiamo reagito, siamo partiti subito forti e niente, dobbiamo continuare così e speriamo di riportare 15.000 persone allo stadio come 2 settimane fa.
A Davis Curiale non cambia 3-5-2 o 4-3-3, è un Curiale che va in gol comunque, sia in un modulo che nell'altro, perché si è andato a segno in tutti e due i moduli. Insomma, comunque la tua parte l'hai fatta già 5 gol. A chi dice che manca un attaccante forse in questo momento da doppia cifra, c'è un Curiale che con questa media in doppia cifra ci arriva. Ma le parole se le porta via il vento. Noi dobbiamo pensare al Catania, dobbiamo pensare a vincere, a fare gruppo, e siamo sulla strada giusta. Poi chi segna non ha importanza, già l'ho detto qualche settimana fa, se faccio il gol è il mio mestiere, ma sono contento per la vittoria della squadra, abbiamo fatto una grandissima prestazione e quindi pensiamo a martedì. Marco, a voi. Per Curiale. Cosa vi ha detto il tecnico a fine partita in quella foto bellissima, tutti attorno a Lucarelli? Ma il mister ci ha detto che era contento della reazione che abbiamo avuto, perché non era facile dopo due sconfitte partire così nel primo tempo, perché avevamo tutto da perdere contro un avversario che ha messo in difficoltà tante squadre del girone. E quindi avevamo tutto da perdere, siamo stati veramente bravi e spensierati. Il mister è stato bravo in settimana a non farci sentire troppa pressione del momento, e quindi questa vittoria è anche per il mister. Salve Curiale, volevo dirti questo, semplicemente che dopo la partita di Reggio Calabria si era puntato il dito contro l'attacco. Salve. Per il semplice fatto che tante occasioni erano state sprecate e tu nel primo tempo sai cosa è successo al Granillo, qualcosa davvero di irripetibile. Oggi però ti sei riscattato e ti dico, ti sei sentito un po' buttare la croce addosso in questo avvio di campionato insieme a tutti i tuoi colleghi dell'attacco, perché il Catania non riusciva a segnare con i suoi attaccanti? Invece ad oggi tu hai realizzato 5 gol in campionato e uno in Coppa Italia, un bottino di 6 reti che mi sembra a inizio novembre sia un ottimo bottino, l'ha detto anche Lucarelli poco fa. Sì, ma il problema è questo purtroppo, quando abbiamo fatto 6 vittorie consecutive si guardava l'attacco che non segnava, invece di elogiare comunque anche gli attaccanti che si sono sacrificati per portare a casa risultati importanti e per non prendere gol, perché noi difendiamo come i nostri centrocampisti, come i nostri difensori e come il nostro portiere. Quindi ci siamo abituati, perché l'attaccante quando non segna viene sempre punzecchiato, però noi non dobbiamo ascoltare le critiche, le lasciamo agli altri, e il lavoro paga sempre. Grazie Davis Curiale, complimenti per i 2 gol di oggi. Noi poi voglio sapere Daniele Di Frangia, grazie, fra poco se ci saranno anche altri interventi da parte del Catania. L'abbiamo sentito, insomma, anche difeso il suo reparto, sì, perché era stato insomma attaccato l'attacco. C'era qualcuno che diceva che la difesa parte dall'attacco, diceva più di qualcuno in realtà. Sì. La miglior difesa è l'attacco, comunque si comincia a difendere proprio con gli attaccanti. Ha detto bene Curiale, è vero, gli attaccanti avevano fatto comunque un gran lavoro, poi le vittorie erano comunque arrivate. La reazione di oggi, anche con i gol del reparto offensivo, credo che sia la miglior risposta che potesse dare, e secondo me Curiale, andando avanti così, può davvero raggiungere, e lo ha confermato anche Lucarelli, lo ha detto chiaramente, si è guadagnato il posto da titolare. È vero, è a discapito. Esploderà, forse esploderà nel corso della stagione. Non esploso sicuramente Daniele Di Frangia allo stadio Massimino. Ma quante linee dice, povero ragazzo? Quante linee dici? No, ancora no. Di aspettare ancora qualche istante, perché fra poco avremo ai nostri microfoni anche Daniel Semenzato, che chiuderà la carrellata di giocatori del post partita che il Catania ci concede. Ecco, sta per arrivare proprio tutto in diretta. Vieni Daniel, accomodati, eccoci qua, metti l'auricolare Daniel, ok, perfetto, siamo con Daniel Semenzato. Marco, allora Daniel, partiamo chiaramente da questa bella vittoria, una vittoria che dà finalmente un po' di ossigeno alla classifica, è una settimana importante perché ci sono anche altre 2 partite, però ovviamente era intanto importante cominciare a fare bene questa. Sì, venivamo da 2 sconfitte, di cui una abbastanza brutta, diciamo, settimana scorsa a Reggio, perché
effettivamente non meritavamo di perdere, quindi dovevamo rialzare subito la testa. Oggi abbiamo fatto una grande partita, un gran gioco e abbiamo meritato i tre punti. Senti, avete anche cambiato modulo da 3 a 4, quindi insomma hai dovuto un po' indietreggiare, però prima abbiamo sentito anche i complimenti da parte di mister Lucarelli a Semenzato, perché hai fatto bene, hai interpretato bene anche il ruolo di mezzala, quindi evidentemente insomma puoi adattarti anche a quello. Questo dimostra ancora una volta il tuo essere jolly forse in campo. Sì, no, durante la settimana avevamo provato qualche soluzione nuova, quindi eravamo pronti a tutti, ero pronto a tutto, quindi sono a disposizione del mister, dove vuole farmi giocare io sono pronto, quindi va bene così. Marco, a voi per le domande da studio. Francesco Ricca, la domanda per Semenzato. Ciao Daniel, riprendo le parole del mister poco fa ai nostri microfoni. Ha detto: sono contento della crescita e della partita di Semenzato, di solito lui non fa dei nomi, oggi ha citato te perché effettivamente hai offerto una prestazione importante, anche l'assist per il quarto gol di Russotto è stato davvero pregevole. Ti senti finalmente adesso al centro anche del progetto Catania? Forse le prime partite sono state anche di assestamento, nuova squadra, nuovi compagni di squadra, nuovo modulo tattico, per te che sei stato anche nominato miglior terzino della Lega Pro l'anno scorso. Sì, forse qualche piccolo problemino, ma più che altro vale a livello personale, quindi adesso piano piano stiamo crescendo tutti, impariamo a conoscerci, le partite ormai abbiamo anche minuti sulle gambe, quindi ringrazio le parole del mister, ma noi lavoriamo sempre e continuiamo ad andare avanti su questa strada. Grazie Semenzato, un saluto dallo studio di Ultima TV, noi adesso andiamo a vedere, torniamo fra pochissimo da Daniele.